Bentrovati Davide il Critico. Ragazzi, continua il mercato del Bologna mentre qua giocano a una roba strana nella quale danno i calci a un oggetto che sembra non voler cadere. Comunque potremmo scovare anche qua il nostro terzino, perché no, visto che non abbiamo alcuna idea in questo momento, potrebbe essere un'opzione. Io sono veramente un po' sorpreso, a parte gli scherzi, per questa attesa per un componente della rosa così importante. Perché un conto quando parte qualcuno, quando all'ultimo secondo succede qualcosa, però sto benedetto terzino ci manca un po' da troppo tempo. Già l'anno scorso sapevi che avevi un giocatore in prestito, quindi magari muoversi per tempo o muoversi in una determinata maniera secondo me sarebbe stato intelligente. Poi chiaramente le dinamiche del mercato sono strane, però cavolo, è un anno che hai un terzino in prestito, hai preso un esterno che ti facesse la parte offensiva e la parte difensiva anche lui in prestito, poi avevi già bene o male pensato di non riscattarlo. Secondo me è assurdo non avere ancora ad oggi un perno della difesa così importante come il terzino sinistro. Oggi sono, penso ormai sia arrivata l'ufficialità di Malinowski al Genoa. Mi avete scritto in diversi dicendomi però Malinowski è un giocatore che volevamo noi, il Genoa sta facendo un mercato molto migliore del nostro. Ragazzi, complimenti al Genoa perché ha preso Retegui, il centravanti della nazionale, con Mancini. Bisognerà vedere se resterà il centravanti della nazionale anche con Spalletti, qualora fosse ufficializzato lui come nuovo allenatore degli azzurri. Però è vero che hanno fatto un buon mercato e Malinowski è un buonissimo colpo. Io l'avrei voluto Malinowski, sì, certamente sì, però sono anche sincero, nel nostro scacchiere non so dove lo avremmo potuto mettere, o meglio, la posizione in cui credo potesse essere inserito sarebbe stata quella di Ferguson. Quindi avresti avuto successivamente Ferguson e Malinowski per una maglia. Poi i buoni giocano sempre, si dice, però io Malinowski esterno alla Barro o a Orsolini non me lo sarei immaginato tanto. Comunque complimenti a loro perché l'hanno preso secondo me a una cifra molto bassa rispetto al valore del giocatore, 10 milioni di riscatto più o meno, quindi complimenti a loro. Parlando e tornando a guardare in casa nostra, il Bologna sembra essere sempre più vicino a Ngonge. Ho già letto due notizie differenti, una che diceva e parlava di un Bologna che offriva una cifra intorno ai 7 milioni per questo giocatore, e un'altra invece che parlava dell'inserimento di Van Hooijdonk all'interno della trattativa, un giocatore che ancora ad oggi non piace a Thiago Motta. Io su Van Hooijdonk mi sono già espresso diverse volte, se guardo le statistiche lo reputo un giocatore molto valido, però l'ho visto in qualche spezzone di gara, in più ho avuto allenatori come Sinisa Mihajlovic e Thiago Motta che non l'hanno visto entrambi in Serie A, quindi mi devo anche un po' fidare di professionisti. Se due allenatori su due hanno questo pensiero sul ragazzo, secondo me qualcosa vuol dire. Certo, se vogliamo renderla per l'assurdo, io dovesse arrivare domani un giocatore con le stesse statistiche di Van Hooijdonk come centravanti, direi cavolo, abbiamo preso un fenomeno. Averlo in casa è diverso, secondo me è un po' diverso, quindi io continuo a fidarmi sia di Sinisa, sia di Thiago Motta, sia di Sartori per quanto riguarda la gestione di un calciatore. Certo che Thiago Motta, con la sua decisione di non convocarlo per il ritiro, lo ha molto deprezzato e facendo lo stesso tipo di operazione ha anche reso difficile la vita a Sartori per quanto riguarda la vendita di Barro. Mi soffermo anche sulle parole del buon Thiago di ormai una decina di giorni fa, che si lamentava con la società perché non arrivavano innesti eccetera eccetera, un sacco di ragazzi dicevano ha fatto bene a sfogarsi, ha fatto bene, la società deve svegliarsi, adesso lo ascolterà, vedrete che verrà accontentato. Ad oggi è arrivato Ondoye, sono andati via Arnautovic e Scouten. Io ve l'avevo detto, quella conferenza stampa, quell'intervista, non una conferenza stampa, un'intervista, a mio modo di vedere le cose aveva poco senso perché non avrebbe potuto cambiare gli assetti del mercato, avrebbe solamente potuto creare confusione sia a Sartori sia all'interno della piazza creando malumori. Quindi non l'ho apprezzata tantissimo l'uscita che fece il buon Thiago. Ad oggi però l'allenatore è una delle poche certezze che abbiamo.
con l'arrivo di Ngonge io continuo a pensare che la volontà di voler dare molto spazio a Zirkzee potrebbe aumentare, perché comunque vai a investire tanto denaro, perché 7 milioni sono tanti soldi per un giocatore che a questo punto ti entra nello scacchiere come titolare, e non essendo una prima punta significa che ti rimane Zirkzee in quel ruolo lì, ti troverai con da una parte Ndoye, dall'altra parte Orsolini, poi bisogna vedere perché Ndoye può giocare da tutte e due le parti, Orsolini sembra che potrebbe avere anche un ruolo nella fascia opposta per crossare, comunque gli esterni offensivi, Barro, Orsolini, Ndoye, prendendo Ngonge, tu comunque come ruolo offensivo hai Zirkzee. Io ve l'ho già detto negli scorsi video, bisogna capire bene se puntare su Zirkzee oppure prendere un giocatore come Kuipers, come Pavlidis, non l'ho pronunciato bene mai, che però sono giocatori che arrivano per fare titolari, non per giocarsi il posto con Zirkzee. Poi se Zirkzee tirerà fuori il coniglio dal cilindro sarà lui il titolare, però ecco, questo è un momento un po' di confusione anche per quanto riguarda il ruolo che alcuni calciatori andranno a prendere all'interno della Rosa Bologna. Vero è che al giorno d'oggi con 5 cambi è importante avere tanti comprimari. Thiago Motta ha dimostrato comunque di saper gestire il gruppo, di non preoccuparsi tanto di chi è titolare e chi no, ma di riuscire a integrare chiunque sia tesserato nei suoi schemi. Allo stesso modo, vedi Arnautovic. Aspettiamo le novità, aspettiamo ciò che può arrivare dal mercato. Ad oggi il giocatore più vicino sembra appunto Ngonge, e per quanto riguarda Dominguez e Orsolini sembra che qualcosa si stia muovendo per quanto riguarda la gestione della loro trattativa, però nulla di ufficiale, nulla di certo. L'unica cosa ovvia è che si sta parlando di due dei giocatori più forti della Rosa del Bologna, quindi speriamo che le cose vadano per il meglio, perché avere dei rinnovi di questi due potrebbe voler dire avere due acquisti molto 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 importanti. Ti ricordo di iscriverti al canale, mettere mi piace al video e di andare su Instagram a seguire la pagina Davide il Critico. Forza Bologna sempre, mi avete scritto in tanti anche quando torno, io tornerò il 25. Ad oggi sono ancora in Vietnam, una bellissima vacanza che sto facendo quasi sempre con i nostri colori, Brand Ambassador.